Nessuno se n'è mai accorto, ma c'è una vera miniera d'oro nelle acque reflue e a Bruxelles una squadra di scienziati è impegnata a ricavare micro pepite d'oro ed argento. Vediamo insieme come. Tutto il liquame della città arriva qui e con il processo di trattamento le acque reflue vengono pulite e possono ritornare in circolo. Il materiale solido che contiene tutti i metalli è concentrato nei fanghi. Natasha Brion raccoglie campioni dalle acque reflue. Si tratta di una prima fase di un progetto di 6 anni. Lo scopo è trovare particelle d'oro ed argento non visibili ad occhio nudo. Il primo risultato è che i campioni di polvere marrone scura, chiamata sludge, sono i più ricchi. Questo materiale dietro di me è raccolto nel contenitore. Quello che interessa a Natasha e al suo team, l'odore è veramente disgustoso. 3 università collaborano al progetto e in questo laboratorio che si cerca di estrarre i metalli preziosi. Vorremmo utilizzare nanomateriali e nanoparticelle di ossido di ferro che sono magnetiche in grado di raccogliere separatamente questi diversi ioni in diverse soluzioni. Stando ai primi test, circa 1 grammo d'oro e 5 d'argento sono recuperabili da 1 tonnellata di fanghi. All'origine di queste infime particelle d'oro e d'argento potrebbero esserci medicinali o il lavaggio di abbigliamento sportivo. In natura questi metalli sono quasi esauriti, per questo la ricerca si sta indirizzando a trovare il modo per riciclarli. L'idea è ottimizzare il processo e consentire alle acque reflue di tornare in circolo.